a little deeper in the work of our Italian partners, and I will ask Stefano to present us what they decided to discuss with us. Okay. This workshop will be divided in three parts, very quick, like flash. The first part will be represented by our head department of the educational department of Region Veneto, Sanio Barisò, which she will introduce to you the real legislation concerning adult immigrant education and activities in the Region Veneto, which is one of the richest Italian regions, and also what they are thinking to do in the future for immigrants and for adult education generally. The second part would be with Marina, my colleague Marina, and she will introduce to you what we have been doing into this project in our region, not only Verona, in our town, in our region. And the third part, very quick, you'll have a flash by two immigrants participating into the project and explain to you how much was important, how many information arrived to them and passed to them through the interview and the direct contact with the teacher. So the informal, because the project was mainly targeted on interview and direct contact between teacher and personal interview and direct contact between teachers and students. So I'm asking here Mrs. Sonia Barisol to introduce to you role and activities. I will translate. She's sorry she doesn't speak English, but... Io rappresento un'istituzione. I'm representing an institution. Il problema dell'integrazione degli immigrati in Italia è curato, è gestito dai servizi sociali e dall'istruzione. The problem of integration of immigrants in Italy is provided and managed by social services and educational minister. Per quanto riguarda i servizi sociali, grazie ad un decentramento sia legislativo che amministrativo, sono una stretta competenza degli enti locali. As concerning the social services, thanks to a decentration of the task and roles, they are under the competences of the local authorities. Alla regione competono i compiti di programmazione. To the regional administration, the task is due to the task of programming and preparing the field. Ai comuni sostanzialmente competono i compiti di gestione. To the municipalities, there is the task to manage what the region and the government provides. Per quanto riguarda l'istruzione, in Italia l'istruzione compete allo Stato. As concerning education, the education is under the Minister of Education, government overview. Ma per quanto riguarda il settore dell'educazione degli adulti, che è quello che coinvolge più direttamente gli immigrati. As concerning the adult education, which is mainly involving immigrants and other sectors. Le competenze dello Stato si limitano a mettere a disposizione strutture e personale. And the governmental competences are just to provide structure, places and personnel. La programmazione delle attività è fatta in strettissima collaborazione con il territorio. The planning of activities is organized by regional administration, strictly connected with the municipalities and local authorities. I servizi per l'integrazione degli immigrati, come dicevo, sono compresi per gli aspetti programmatori nei piani di zona. We have for any place like a zone area planning, and they are in charge to provide service for immigrants. Che prevedono servizi sia sanitari sia sociali. And those services are health services and social services. I servizi sanitari vengono gestiti direttamente dai distretti con risorse regionali. The health services are provided by districts with the regional resources.
servizi sociali vengono gestiti dai distretti, ma con risorse conferite dai comuni. The social services are provided managed by district, but resources are coming from municipalities. Il sistema che ha funzionato e che funziona è di una stretta integrazione dei servizi e degli enti che presiedono l'erogazione dei servizi. What is working is the strict collaboration between services and authorities that are providing and supporting those services. Quindi comuni, regione, scuola, ma anche privato sociale. Therefore, municipalities, school and region, but also social private organization means a voluntary organization and any kind of organization. E per quello che riguarda gli immigrati, anche le associazioni degli immigrati. And as concerning immigrants, also organization of immigrants, working with them and connected with the authorities. L'immigrazione in Italia, in Veneto, è fondamentalmente un'immigrazione stanziale radicata sul territorio. Our immigration in our region is mainly residential immigration and strongly radicated into the territory. Quindi gli interventi riguardano gli adulti. Therefore the intervention is concerning adults. E sono interventi che riguardano sostanzialmente l'alfabetizzazione linguistica, quindi l'italiano lingua 2. Teaching Italian language as a second language is a first intervention. L'alfabetizzazione culturale. Literacy, cultural literacy. L'alfabetizzazione sui diritti di cittadinanza. And citizens' rights provided education. La predisposizione di corsi per l'inserimento lavorativo. The setting up of training courses for work integration. Propedeutici o al proseguimento degli studi per il conseguimento di un titolo o al proseguimento degli studi in un centro di formazione professionale per il conseguimento di una qualifica. And those training courses are compulsory if they want to continue into a formal educational system. Or just into a also compulsory if they want to continue and get the diploma into a vocational training system, educational system. Dai lavori di questo convegno è risultato, a mio modo di vedere, che tutti i paesi attuano interventi abbastanza simili. From the work of this meeting, she realized that all the countries more or less adopting the same strategies and the same intervention. Sono quelli di cui parlavo, quindi alfabetizzazione linguistica, alfabetizzazione culturale. Those have been mentioned before. Noi siamo molto preoccupati di intervenire soprattutto sulle donne, di intervenire sui giovani. They pay a lot of attention and they want to focus on an intervention about women and youth, young people, young immigrants. Perché gli immigrati di prima generazione hanno problemi sostanzialmente di conciliazione del loro background culturale con il nuovo tessuto culturale in cui vengono a inserirsi. Because the first generation of immigrants in our region, they have mainly a problem of reconciliation. Of agreement of their own cultural background into a new, total new system, finding this compromise. Per questo, più che parlarvi di quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo, vorrei parlarvi di quello che cerchiamo di programmare e di fare. Therefore, more than talking to you what we are doing and we are already setting up, I want to tell you what we would like to do and what we are planning to do in the next future. Noi ci siamo resi conto che essendoci moltissime agenzie pubbliche e private che si occupano dei problemi dell'immigrazione, è importante creare un tessuto di relazione, fare in modo che lavorino in rete, in modo da evitare sprechi economici in un momento in cui le risorse sono poche. The main aspect is to create a networking of all the agencies and institutions already working in the field. In order not to waste energy and resources, there are very few in this moment of crisis.
in modo che vengano creati progetti grossi di grande respiro, non parcellizzati. In order to support big projects